Buongiorno ragazzi, ci ritroviamo all'evento di Honda con il live tour per provare questa piccolina Honda CB500F, un segmento che Honda ha introdotto in esclusiva per le piccole categorie e per la gioventù, se proprio lo vogliamo dire. E infatti abbiamo pochi cavalli, una cilindrata intermedia, quindi quasi 500 di cilindrata per quella che è la categoria della patente A2. Allora, su questa CB500F troviamo un look veramente accattivante, troviamo delle linee abbastanza moderne con un faro LED che punta verso il basso, abbiamo una seduta sportiva con i semimanubri, con la sportività e la guida caricati verso l'anteriore della moto, appunto per dare più pressa nella guida, per agevolarci nell'ingresso in curva, una bella carenatura, quindi una bella linea, bella snella, con un codone che punta verso l'alto per dare più sportività e longevità a quelle che sono le linee moderne di queste nacche, una seduta abbastanza comoda e pedane arretrate per la giusta altezza. Devo dire che mi sono trovato veramente con quasi 1,80 m, che sono 1,78 m, devo dire che mi sono trovato abbastanza comodo. Secondo me finché siamo massimo 1,90 m la seduta è abbastanza bella, comoda e pronunciata. Superiore a 1,90 m, secondo me con le gambe si è un po' sacrificati. Devo dire che la comodità di questa moto mi ha stupito, ha una bella guidabilità con un bel ingresso curva. Troviamo sul modello 2022 due dischi anteriore con pinze radiali a 4 pistoncini, ovviamente doppio disco come abbiamo detto, e una forcella cambiata con ingresso della Showa. È una motina che può dire la sua nel segmento intermezzo, perché come abbiamo detto è una moto dedicata al segmento delle patenti A2, quindi pochi cavalli e piccola di cilindrata, che può dire la sua in questa categoria. Ora, è una moto che può piacere, è un prezzo di mercato all'incirca di poco più di 6.000 euro, quindi comunque molto aggressivo. Troviamo anche quello che è il display LCD, quindi retro con retroilluminazione, ma non il classico TFT a colori come montato sui modelli oggi del 2022, però secondo me è un investimento che Honda potrebbe fare per, diciamo, dare essere più accattivante, quindi avere un look più, come dire, aggiornato. Però diciamo questo display non dispiace, anzi devo dire che a me piace, stile retro, quindi ci sta. Ragazzi, vi dico la mia, sono voluto essere breve e conciso in questo video perché è inutile dilungarmi su questa motina. Pro e contro, allora è una moto che può dire la sua, secondo me bisognerebbe sponsorizzarlo un po' di più. Contro è che giustamente è una fascia ridotta, quindi troviamo una cilindrata veramente piccola con pochi cavalli, quindi diciamo è. Però il pro maggiore che a me è piaciuto è che ho notato che i consumi possono arrivare anche oltre i 25 km al litro, quindi nonostante il suo motore, se ci andiamo piano col gas, può diventare un giusto investimento, quindi non andiamo neanche a influire sulle spese carburante. Quindi ragazzi, vi ho espresso la mia in pochissimi minuti proprio per darvi l'idea di quelle che sono state le sensazioni a caldo. Comunque vi lascio a voi i commenti, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra, va bene? Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio.